No, stavo di volare. Arpenaz! Ultima di giornata. Buongiorno a tutti e bentornati anche oggi sul canale. Oggi un ritorno dopo tre anni esatti, perché eravamo qui il 24 novembre 2023, oggi è 2 dicembre, quindi molto vicini. Quel giorno, pensate che con il grande zio siamo venuti qui attrezzati di tenda e ci siamo stati dentro 13 ore senza poter uscire perché c'era un vento e un freddo infernale. Comunque, oggi parco naturale dei Monti Aurunci, faremo un giro ad anello dove andremo al Monte Redentore passando per l'eremo di San Michele. Dopodiché dal Redentore, eccolo qui, faremo tutta questa strada per andare al Sant'Angelo e poi al Petrella per chiudere l'anello col Monte Campetelle, se non sbaglio, e poi da qui tornare indietro fino al Redentore e poi giù qui al parcheggio. Con noi oggi, come sempre, immancabilmente, anche dopo tre anni, un grande ritorno, il grande zio. Però no, sono mancato sabato scorso al Sirente, che stava a morire, stava. Sabato sì, scorso dopo tre anni, stava tosta. Ritorniamo qua, era domenica 20, quindi una giornata ventosa, freddo, il primo notte di freddo, con un sacco a pelo più 10, invece siamo scesi a meno 2. Quindi oggi la facciamo con la pioggia, però è bello ritornarci perché è proprio bello, i Monti Aurunci sono belli, ragazzi. E niente, abbiamo cambiato, stiamo sempre in Abruzzo e facciamo un po' di Lazio. Siamo sopra Formia a Gaeta, quindi oggi vista spettacolare, perché quando c'è il mare giù, mare e monte, mare e monti è sempre tanta roba. Comunque, come al solito, stiamo a dire un sacco di cazzate. Anche perché là ci sta un sentiero 9.15, eh? 9 roba... Non vorrei che fa un giro dell'altra e poi fa il Redentore per finale, no? Probabile. Vabbè, però qua dice puntata del canale, quindi questo è questo. Oh, Ponte Petrella, 3 ore, eh? 3 ore, quindi... Tanta roba, ragazzi. Stavamo a dire un sacco di cazzate, adesso invece diciamo qualcosa di serio, perché questo è scritto, quindi è vero, quello che dico io non ci credete mai. Prenderemo il sentiero 960, che ci porta a Fontana di Canale, e passeremo per Redentore e Monte Sant'Angelo fino ad arrivare al 962 per il Monte Petrella. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale perché stiamo andando bene, siamo a 1272, dobbiamo arrivare a 2000, ragazzi, datevi da fare, e buona visione. Se il tempo non ci aiuta, neanche oggi abbiamo una bella vista. Come potete ben vedere, e gli Aurunci.
sentiamo un po' di inglese dello zio. Open the door. The pen. It's on the table. It's on the table. Open the window. The frog is under the chair. Questo è l'inglese mio. Bene, siamo. Quando siamo andati all'aeroporto di Londra, quello mi ha chiesto: What's going on, what's going on? Io ho risposto: No, speak English. Quello mi ha guardato. Che cazzo viene a fare qua? Allora. Ecco qua allora, Fontane Canale. Siamo a Sella Sola, quindi 1200 di altezza, abbiamo fatto già 347 metri di dislivello. E dritti proseguiamo per Fontana di Canale, e per il Monte Sant'Angelo, il Monte Petrella. Facciamo... Pensate, 2 ore per far Petrella. Facciamo un salto su Redentore. Sì, sì, sollevamo subito dalle scale. Ok, quindi andiamo a fare la prima vetta di giornata. Ci facciamo sta salitina. Ho fatto la foto qua, stava un'alba spettacolare col sole rosso che usciva. Bello. Bello proprio la mattina. Fredda, fredda. Prima vetta di giornata, Monte Redentore 1252. Abbiamo fatto 400 metri di dislivello. Adesso riscendiamo e andiamo giù verso il Sant'Angelo e poi il Petrella. Ecco l'acqua. Giusto, giusto, vai. Siamo Saretta per le salsicce di Norcia. Arpenaz! Si riparte sperando che si prenda il titolo universale. Liberato, proseguiamo, senti qua, per il Sant'Angelo. Qui il Redentore, eravamo prima da Gaeta. Bella vettatina. Vediamo la vetta. Deve essere Monte Sant'Angelo. Siamo alla seconda vetta di giornata. Di giornata Monte Sant'Angelo, adesso ritorniamo
dentro la paghiera e siamo qui per il Petrella. Vento maledetto. Si vola. Da qui le scese di olio e la masseria Simeoni a 2 ore, non so cosa sia. Noi, eccolo, Monte Campetella, hai visto? E poi dietro c'è il Petrella. Adesso proseguiamo al 913 per il Campetelle, quindi non era il Petrella, e da dietro poi si va al Petrella. Vince forte! Ah, terza vetta di giornata. Monte Campetelle, 1494. Monte Campetelle, 1494. Terza di giornata. Faremo la più alta dei Chiarucci, può darsi, sì. Siamo così. Il Petrelle che sta là dietro. Dal Petrelle riscendiamo in Faggeta e no, non è Petrelle, sì. Come si chiama questo? Petrella? No, Petrella è quello là dove stavo andando. Sì. Questo come si chiama? Questo qua? Campetella. Dal cam, come cazzo si chiama? Campetella. Scendiamo giù in Faggeta. Porca troia, a un po' ci siamo passati, E poi risaliamo su. Boh. E poi si risale su per il Petrelle. Ci fermiamo un attimo prima di andare su al Petrella. Siamo qui in mezzo ai pini. Di solito difficili da trovare. Sui pini, invece qua sugli Arunci si trovano, e ci mangiamo una cosetta, accendiamo un focherello per riscaldarci e poi ripartiamo. Pranzetto fatto, bello freddo cazzo, qua al di fuori della Faggeta intanto c'è il sole, adesso andiamo verso il Petrella per chiudere la giornata con l'ultima vetta, la più alta degli Aurunci. Ci siamo, ultima vetta di giornata, la più alta degli Aurunci, il Petrella che si è rovinato della sua bellezza, attende, non c'entra un cazzo. Thank you.
l'ultima di giornata,